Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo è un video acquisti, un video haul, però in italiano video acquisti, che è più bello anche, diciamocelo. Perché ieri sono andata a Desenzano del Garda ad Antonellina mia, un bacione grande, immenso. Abbiamo parlato tantissimo ieri, è stata una bella giornata nonostante il brutto tempo, ma noi non ce ne è potuto fregare di meno, perché siamo state insieme, siamo state molto contente, io spero anche lei, ma io sicuramente. Qui sotto vi metto il link, il nome, che link, il nome del nuovo canale che ha Antonellina su Instagram, se volete andare a vederla. Allora, prima di tutto non vi faccio, no, non ce lo vogliamo dare, no, perché poi vi spiegherò. Sono truccata e vestita delle cose che ho comprato, così almeno mi sono portata avanti. Questi capelli qui, vabbè, li ho lavati ieri, ma il ciuffetto è su in alto. Ditemi cosa posso fare per schiacciarlo. L'ho bagnato, ma non sta giù, quindi facciamo finta di niente. Sono abbastanza nervosa stamattina perché mi hanno già fatto arrabbiare. Allora, guardiamo prima di tutto cosa mi ha regalato Antonellina. Anch'io le ho fatto dei regalucci, ma erano proprio pensierini, e invece lei, guardate. Allora, prima di tutto mi ha regalato questi, sapete, i cornflakes che cercavo da tempo, dalla Degusta Box, mi piacciono da impazzire, da bere con il latte senza lattosio, e lei me li ha regalati. Io li ho presi l'altro giorno all'Esselunga, ma ho sbagliato, era un'altra confezione, cioè sempre di questa marca, ma un altro gusto, e mi sono piaciuti lo stesso, ma questi erano quelli della Degusta Box, quindi io sono molto felice che me li abbia regalati. Poi guardate in questa bustina blu, perché era di Tiger, giusto? Perché a lei piace il blu, guardate cosa mi ha regalato. Cioè, io non ho parole, non ho veramente parole. E ecco, l'avete già visto. E questo è l'Ops. È verde, chiaro. Come le mie unghie, ma sono certa, che vi ho tenuto qua anche. Queste unghie sono della Pupa. Pupa, il numero non lo so, 728? Boh, comunque era questo. Insomma, questo adesso non ci sta bene qui, però un regalo fantastico. Io non faccio regali così fantastici, comunque. Sì, sì, faccio il regalo della mia presenza, ma certo, un'altra cosa che mi ha regalato Antonellina, una scatola stupenda, meravigliosa, guardate, dove mettere delle bustine di tè, oppure quel cavolo che uno vuole. I divisori, mi è caduto qualcosa? Non si sa, comunque i divisori si tolgono anche, tutti. Poi mi ha messo dentro delle altre cosine per l'agenda. Questo, oh mamma, no, sono nervosa, ve l'ho detto, mi hanno fatto arrabbiare. Poi delle matite della Stabilo, petali di fiori perché lei è romantica, azzurro, e poi altre cose sempre per l'agenda. E invece da provare, bustine di tè ecosolidali, queste invece della Twinings, ribes nero, ginseng e vaniglia. Questa deve essere una cosa favolosa, non vedo l'ora di provarla. Quindi vedete quanti regali mi ha fatto lei, è fantastica, cioè, vabbè. Io invece ho fatto soltanto dei piccolissimi pensierini. Poi, allora, partiamo in quarta. Questo video sarà spezzettato. Lo so che certe volte, come i video chiacchiere, mi avete scritto ma è finito male così, e per forza lo devo spezzettare, altrimenti non riesco a caricarlo. Ci metto 2 giorni per un video di un quarto d'ora a caricarlo, perché qui la connessione fa schifo, la fibra non si è ancora fatto sentire nessuno. Quindi io direi di spezzettare i video lunghi. Ce lo dico io, punto e basta, perché altrimenti non potrei fare altrimenti. E quindi questo video sarà spezzettato. Io vado calma a spiegare le cose, ve le faccio vedere bene, però poi dovrò spezzettarlo per forza in più video. Mi spiace, ma è così, finché non arriverà la fibra. Non arriverà mai, però vabbè, crediamoci, speriamoci. Stradivarius. Questi erano 5. 3 li ha presi Antonellina, questi li ho tenuti io, gli altri 3 erano uno uguale a questo, nero però,
gli altri due erano fucsia con i cuoricini ma di velluto, tutto pieno di cuoricini di velluto. Invece io ho tenuto questi due di Stradivarius e costavano 9,95, vabbè, casa mia 10, abbiamo fatto metà per uno. Poi, questo era Piazza Italia. Allora, Piazza Italia ho preso questa camicia a 10,95 e la maglietta sotto a 9,95. Allora, questo 11 a casa mia e questo 10 a casa mia, non mi potete fregare. La camicia, cioè, l'ho presa perché adoro questi colori. È quasi uguale a quella che metto in inverno, però quella là è più pesante, questa invece è cotone leggero. E questa è la maglietta sotto che vi voglio far vedere perché è particolare. Qui vedete a tutto il pizzo, si vede la pelle nuda, coprite gli occhi ai bambini. X, ovviamente, perché in ufficio faccio solo le X, come dice mio figlio. No, ma è bello sentirsi importanti, nella vita. È bello. Ecco, così almeno avete visto. Le ho indossate subito, poi le laverò. Però, giusto per fare il video, le ho indossate per farvi vedere, così è stato più bello senza fare il video vestiti indossati. Ok. Adesso partirei subito con Tiger. Il sacchetto che mi hanno dato è questo. Allora, Nika e Nick, ma dai, forte, Duca Von P e I Love Nail Art by Nika. Guardate perché ho comprato le cose che ho visto da voi. Allora, prima di tutto questi di Nick, l'ha fatti vedere lui, li ho presi, effettivamente Nick, sono buonissimi. Sono dei Lollipops Licorice Flavor, Licorice, non lo so, liquirizia, parliamo italiano, liquirizia, sapore liquirizia, sono dei piccolissimi, avete visto? Piccolissimi lecca lecca alla liquirizia, sono molto buoni. È una buona liquirizia perché è difficile trovarla così che mi piaccia, e invece questi mi piacciono. Poi questi l'ho sempre visti o da voi che fate video, insomma. Questi sono i biscotti alla cannella di Tiger, sono già aperti e anche già mangiati un pochino perché ieri sera avevo fame e li ho mangiati. Questa nuova tazza con la cannuccia, con questo fiorellino, arancio, salmone, così almeno cambio un po' quella dell'ufficio con il fenicottero. E sempre collezione nuova, ho preso anche questa tazza per casa, per fare, no, colazione, no, tutto, pranzo, cena, tutto. Quando ho voglia di mangiarmi i miei cornflakes, adesso c'ho la tazza, e con il latte senza lattosio, ovviamente. Adesso non so dove mettere queste cose, mi si romperanno. Poi, collezione pasquale di paper tape, questi. Poi ho preso, adesso sarà un altro video, fracassoni. Timbrini, questi. Così almeno mi serviranno per la mia Midori, che devo ancora fare, per le vacanze, però anche quelle per tutti i giorni, timbrini. Ah, ecco l'altro, paper tape, sempre a tema pasquale, con i pulcini questi. Questo l'ho dovuto ricomprare perché forse il notice che mi piace di più è così. Potete anche mettere dentro dei fogli perché li tiene l'elastico. E poi soprattutto a me servono attaccati, ma che si possono staccare senza che gli altri si rompano e vengano via. Ecco, quindi questo è proprio il mio notice preferito, l'ho ricomprato e credo che rimarrò su questo. Comunque ne ho preso degli altri. Guardate dei dubbi. Oh, Nick, questa volta ho preso le mie caramelline scoppiettanti, soltanto un paio, un euro, quella gialla e quella azzurra. Questa volta sì. Questa
collezione nuova, la solita casetta con i post-it e i foglietti dentro, ma questa è una serra. Non ho parole. È molto carina, punto. Poi, aspettate, vediamo se riesco adesso a scaravoltare. Altre caramelle, quelle di liquirizia. Lì mi sta facendo impazzire. Ah, ecco. Allora, opla. Liberato dal sacchetto di Tiger. Ho preso un leva smalto ad immersione. Beh, qui si mette il dito. Fatto così. Proviamo anche quello di Tiger. Mi pare di averlo già provato, però l'ho ricomprato. Poi, un altro notice. Questa volta fatto così, è un po' diverso. Vediamo, c'ha anche la biro attaccata, sempre con l'elastico. Ed è marrone, tipo di carta, vedete? Ma va? Di che cosa deve essere? Di ferro? Vabbè, intendevo un'altra cosa, ma non importa. Tipo buste dell'umido, che ci dà il nostro comune, in questo ridente e festoso paesello dell'entro... No! Della periferia di Milano. Vabbè, vedremo questo, come sarà. Guardate, penne, questa l'ho vista da Nika, penne, boh, non so come saranno, mi servivano nere per l'agenda, vediamo un po' se escono, scriviamo da qualche parte, sì, punta fine, sì, scrive benissimo, nero, belle, mi servono assolutamente. Poi, evidenziatore in un ciak, volete lasciarli là? Ma direi di no. Cioè, fantastico. Guardate, sono qua dentro. Ecco, si apre così, giusto? No? E poi, credo... Ah, ma è fantastico! No, vabbè, l'avete visto? Bellissimo. Ok, e poi si chiudono. Metterò là vicino l'altro ciak. Poi, non cadere però. Ho preso le ultime due cose di Tiger. Questo, che ce n'era uno aperto da vedere, perciò mi è piaciuto e l'ho ripreso. Tanto pulisco io dopo, non vi preoccupate. Non vi chiamo. Guardate, questa è la copertina, fatta così. Questo è il dorso, il dietro, sempre con gli anelli, perché io voglio che i fogli rimangano attaccati se non li devo staccare. E poi sono fatti diversi, vedete? Ci sono quelli a righe, ci sono quelli questi marroni, sì, di carta, come quelli di prima. E questi invece che sono di ferro, non sono di carta, ma senza righe, ok? Quindi diverse modi di... scrivere. E voilà. E l'ultima cosa di Tiger, guardate, no, questa l'ho preso per mio figlio, non lo so ancora, non l'ha visto ieri. Sono uova di cioccolato nella confezione delle uova. Vediamo come sono dentro per curiosità. Ok, hanno la carta e sono ovette di cioccolato. Vai, sono troppo forte. No, vabbè.